Oggetto numero 1, esportazione della carne suina dalla Regione Umbria, intendimenti della Giunta regionale. Interroga il consigliere Pastorelli, risponde l'assessore Fioroni. Prego, consigliere Pastorelli, per l'illustrazione. Grazie Presidente, allora parliamo di un argomento importante per la nostra regione che è l'esportazione della carne suina. Ecco, l'Umbria è conosciuta in Italia e nel mondo non solo per chi ama mete naturalistiche, artistiche, culturali e religiose, ma anche da chi ama la bontà della cucina, da chi apprezza la qualità e la tipicità dei prodotti, tra cui sicuramente spiccano quelli suini umbri come i prosciutti, i salami e le salsicce. L'industria della carne suina rappresenta un settore economico rilevante per la nostra regione. L'espansione verso i mercati esteri rappresenta una possibilità importante per il potenziamento economico del settore e per la valorizzazione dei prodotti locali. Considerato che ci sono stati precedenti tentativi ed iniziative per facilitare l'esportazione di prodotti suini umbri verso i mercati internazionali, in particolare verso gli Stati Uniti, i consorzi del prosciutto di Norcia ed altri produttori hanno espresso il proprio interesse ed impegno al riguardo. L'autorità statunitense ha riconosciuto oramai da qualche mese l'assenza di malattia vescicolare nei suini umbri e toscani, che potranno quindi essere esportati negli Stati Uniti, quindi suini vivi, carne di maiale e prodotti a base di carne di maiale, potranno essere esportati in sicurezza e secondo le normative. L'importante traguardo, ovviamente non secondario, è stato raggiunto sicuramente anche grazie alla tenacia, all'autorevolezza e alla grande credibilità e all'impegno del nostro Ministro degli Esteri Antonio Tajani. Tutto ciò premesso, mi preme interrogare la Giunta regionale per sapere quali sono gli sviluppi attuali riguardanti l'esportazione della carne suina dalla Regione Umbria verso gli Stati Uniti, se sono state intraprese azioni recenti per superare eventuali ostacoli alle esportazioni e quali sono stati i risultati di tali azioni ed infine quali ulteriori misure la Regione Umbria intende adottare per fornire supporto alle imprese locali nell'espansione verso il mercato americano. Grazie Presidente. Grazie consigliere, prego assessore Fioroni per la replica. Buongiorno, ringrazio il consigliere Pastorelli per l'interrogazione perché ci consente anche di mettere in evidenza quanto fatto anche dalla Regione Umbria e quanto riconosciuto proprio anche dal Consorzio di Produttori in occasione della Fancy Food Festival, in cui noi abbiamo già portato i nostri prosciutti, la notizia è arrivata pochi giorni prima al più importante salone, ancora non possiamo portare carne chiaramente perché ha la necessità di un adeguato periodo di stagionatura, però ricordiamo che oltre al contributo importante del Ministro Tajani anche questa giunta si è attivata in maniera determinante per raggiungere questo obiettivo. Cito un lavoro che abbiamo incominciato a fare già nel lontano 2019 quando ricordiamo le criticità per cui questa giunta è dovuta intervenire. Ai tempi parlavamo con il direttore del Ministero Borrello che aveva seguito la tematica relativa proprio anche all'accordo con la Cina che faceva riferimento alle normative per le esportazioni della carne degli Stati Uniti, per cui la criticità di quella situazione intanto aveva portato a perdere opportunità di mercato anche molto importanti sul mercato cinese. Esisteva questa anomalia importante che era fra altre cose legata a un vulnus di certificazione ai tempi quando vennero certificate le zone che erano immuni dalla vescicolare. Non mi sto a dilungare sul lavoro che è stato fatto ma che è stato poi riconosciuto dal Consorzio dei Produttori e mi soffermerei sul punto centrale della domanda: cosa possiamo fare? Sicuramente quello che abbiamo iniziato a fare, il fatto di aver intanto fatto essere presenti i prosciutti di Norcia
a quello che è il più importante festival sulla cultura gastronomica, sulla alimentazione e sull'industria alimentare a livello mondiale, che è il Fancy Food, rappresenta già un orientamento quasi real time proattivo della nostra amministrazione a supporto della consistente presenza in quelli che sono i mercati fondamentali per i nostri prosciutti. Mercati che sono non solo direttamente quello americano, ma il Fancy Food rappresenta anche una piattaforma logistica per alcuni mercati del Sud America e per la parte del Nord America relativa al mercato canadese, che è un altro mercato importante. L'obiettivo di questa giunta è oggi, come lei ben sa, consigliere Passarelli, siamo in ordinaria amministrazione, ma ovviamente se ci sarà, o come se ci auguriamo, una continuità di questa amministrazione, il supporto all'attività di export dei nostri prosciuttifici sarà fortemente orientato a sostenere la presenza e la notorietà. Non a caso noi abbiamo lavorato anche con una delle principali agenzie di comunicazione del settore food a livello americano per sostenere la notorietà dei nostri prodotti nel mercato americano, facendo attività non solo di comunicazione sui mercati di riferimento, ma orientandoci anche a un'attività di incoming dei principali e potenziali acquirenti del mondo alimentare statunitense, per consolidare una presenza che, ripeto, ha bisogno di notorietà, ma il nostro prosciutto è conosciuto sufficientemente, ma che ha bisogno anche di ricostruire quelli che sono i principali canali logistici e distributivi con i principali player degli Stati Uniti. Quindi quello che abbiamo fatto in questi anni è un supporto a quella che poi è stata un'attività definitiva posta in essere dal Ministro Tajani, però con una collaborazione anche importante della Regione, che ha visto poi anche indicare anche ai produttori la giusta via anche per intraprendere a livello consulenziale questo percorso, che ha portato poi alla certificazione, e con tutto un tema di rappresentanze diplomatiche. Ricordo che è estremamente importante l'azione del Governo sotto questo punto di vista, perché l'azione del Governo e del Ministero degli Esteri è fondamentale non solo per gestire gli aspetti di geopolitica a livello internazionale, ma anche proprio per costruire ponti per le nostre aziende sui mercati internazionali. Era una questione che siamo arrivati al 2019, ai tempi era ministro l'onorevole Di Maio, era incagliata, abbiamo perso opportunità sul mercato cinese proprio nella famosa stagione poi che deve essere della Via della Seta. Fortunatamente questo governo, appena entrato in carica, ha posto fra i principali problemi del nostro export questo dei nostri prosciutti, e l'azione poi del ministro Tajani è stata determinata, in sintomo anche di una straordinaria efficacia che c'è quando un governo nazionale e un governo regionale hanno obiettivi principali legati in modo particolare anche alla capacità competitiva delle imprese a livello internazionale. Grazie. Grazie assessore. Allora, l'oggetto numero 2 lo saltiamo. Ah, scusi. Prego, consigliere Pastorelli, per la replica. Molto veloce, presidente. Grazie, ci mancherebbe. Ringrazio l'assessore per l'esaustiva risposta. Ovviamente il mio richiamo al ministro Tajani non voleva sottovalutare il grande lavoro che è stato fatto dalla presidente Tesei e da tutta la giunta regionale, ma oserei dire anche, dato che siamo all'ultimo consiglio regionale, il lavoro che è stato fatto da voi assessori in questi 5 anni, ognuno nel proprio campo, è un lavoro del tutto onorevole e dignitoso, e quindi voglio fare i miei complimenti come capogruppo di Forza Italia. Ecco, c'è necessità di continuare con questo lavoro. Lei assessore ha citato bene, rispondendo a questa interrogazione, nello specifico l'importanza della collaborazione tra i governi regionali, i governi nazionali, e le sensibilità che magari vengono riportate nei vari settori, ecco, per noi sono cruciali, e quindi ci auguriamo, come diceva lei assessore, di poter continuare questo lavoro per i nostri cittadini umbri, per i nostri imprenditori,
anche per i prossimi 5 anni. Grazie. Oggetto numero 3, accesso alla carriera militare per le persone affette da celiachia o da altre intolleranze alimentari. Interroga il consigliere Mancini, risponde l'assessore Coletto. Prego consigliere Mancini per l'illustrazione. Grazie Presidente. Allora, parliamo di una categoria particolare di cittadini, come ha ricordato lei Presidente, parliamo di persone affette da celiachia o altre intolleranze alimentari. Quindi stiamo parlando di norme, assessore, che sono più vecchie di me, quindi stiamo parlando di norme di 60 anni e ancora in questo Stato che guarda avanti, che vuole integrare, appare strano che ci siano ancora, però ne parliamo meglio. Ricordato che la malattia celiachia o celiachia è una malattia immunomediata provocata dall'ingestione di glutine che in soggetti geneticamente predisposti determina un processo infiammatorio dell'intestino tenue con conseguente malassorbimento e manifestazioni extraintestinali scatenando altresì una forte reazione immunitaria. E questa intolleranza, risposta immunitaria, a indurre all'atrofia dei vili intestinali minuscole sporgenze digitiformi che ricoprono la parete del piccolo intestino e che sono le principali vie di assorbimento delle sostanze nutritive contenute negli alimenti. L'intestino così danneggiato perde per buona parte la sua capacità di assimilare i nutrienti e l'individuo celiaco manifesta una sindrome di malassorbimento caratterizzata da diarrea, ritardo della crescita e deficit nutrizionale. Il glutine, una sostanza proteica presente nel frumento, nell'orzo, nella segale e in alcuni cereali minori come il farro, il kamut, la seppa e il triticale. La problematica è una delle frazioni proteiche che costituiscono il glutine ed è la responsabile dell'effetto tossico per il celiaco. Per curare la celiachia attualmente occorre includere nel proprio regime alimentare alcuni degli alimenti più comuni, quali pane, biscotti, focacce, pizza, ma anche eliminare le piccole tracce di farina o briciole di ogni piatto per evitare la contaminazione. Infatti l'assunzione di glutine, anche in piccole dosi, può provocare seri danni, considerato che attualmente la celiachia e le altre intolleranze alimentari sono inserite tra le interfezioni e le infermità che sono causa di non età al servizio militare elencate nell'articolo 582,1 del testo unico del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010 numero 90, citato come 1, prevede infatti come causa di inidoneità la lettera E numero 2, l'anafilassi, le reazioni allergiche, pseudoallergiche, le intolleranze a farmaci ed alimenti con manifestazioni cliniche severe anche in fase asintomatica, diagnostiche tramite valutazioni cliniche e procedure laboratoristiche appropriate trascorso se occorre il periodo di inabilità temporanea. La direttiva tecnica approvata dal decreto del Ministero della Difesa 4 giugno 2014 ed ulteriore specifica sul detto punto precisa che sono incluse nelle intolleranze sopra menzionate l'intolleranza ad alimenti di abituale consumo, utilizzo e diffusione. Per giudicare l'inidoneità al servizio militare di un soggetto, a ciascuna sua caratteristica somatico-funzionale viene attribuito un coefficiente di verità decrescente con il valore da 1 a 4. Alle allergie ad intolleranza ad alimenti senza implicazioni di rilevanza clinico-funzionale della cute, dell'apparato respiratorio e cardiovascolare, in cui la direttiva fa rientrare la celiachia, viene attribuito un coefficiente AVEI3. Acronimo indicante l'apparato ematologico immunitario che potrebbe comportare una inidoneità all'arruolamento volontario. Considerato che negli ultimi anni, stante anche il notevole conclamarsi di tale disturbo, in passato non diffusamente trattato, si è avviato un dialogo sulla questione chiamando in causa lo Stato Maggiore della Difesa. Frutto di questo confronto è stata la direttiva emanata dall'Ispettorato Generale per la Sanità Militare dello Stato Maggiore della Difesa il 9 aprile 2015, con oggetto aspetti medico-legali correlati con la patologia celiachia. Tale direttiva, riferita alle sole forze armate, esercito, marina, nautica militare e arma dei carabinieri,
riguarda sia i celiachi che vogliono arruolarsi nell'esercito, sia molti celiaci già in uniforme, e questo chiaramente comporta una discrimine. Secondo quanto decretato dal Capo di Stato Maggiore della Difesa sulla detta direttiva 9 aprile 2015, virgolette, per il personale in servizio la diagnosi di intolleranza al glutine non comporta alcun provvedimento medico legale, salvo i casi in cui le manifestazioni sintomatologiche siano talmente elevanti da pregiudicare l'idoneità al servizio, trascorsi periodi di temporanea inidoneità. Tale disposizione è da salutare favorevolmente ed ha certamente rappresentato un grande traguardo per il personale militare in servizio permanente al quale è stata diagnosticata la malattia celiaca. Alla luce di tale direttiva, quindi, salvi i casi di insorgenza di sintomi gravi volti a compromettere le funzionalità dell'individuo, per i soggetti già appartenenti alle forze armate che abbiano ricevuto la diagnosi di celiachia, solo in seguito al arruolamento viene riconosciuta l'idoneità al servizio, tranne ovviamente nei casi gravi. Quindi, considerato che nonostante le indicazioni contenute nella sopra citata direttiva, coloro che intendono accedere alla carriera militare delle forze armate attraverso i concorsi di selezione restano invece esclusi se già risultano celiachi o portatori di altre intolleranze alimentari al momento del reclutamento. Allo stato dell'arte, dunque, la normativa preclude l'accesso al reclutamento di ogni ruolo e grado militare per i celiaci e gli intolleranti alimentari desiderosi di intraprendere una carriera militare anche in caso di asintomaticità, con conseguente ingiusta penalizzazione e grave discriminazione anche ai sensi di quanto disposto dall'articolo 3 della Costituzione nella possibilità di partecipare ai concorsi di selezione per arruolarsi nelle forze armate. Queste persone, che sono migliaia, caro assessore, sono persone che vogliono indossare una divisa per difendere ovviamente lo Stato. Con tale chiara discriminazione necessita, quindi mi avvio alla conclusione, di un rimedio alla luce del fatto che non è stato interrotto per i possessori di un simile profilo sanitario l'accesso alla carriera nei corpi di polizia penitenziaria, dei vigili del fuoco e dell'aeronautica commerciale. Inoltre tale normativa restrittiva appare ultronea e anacronistica in considerazione del fatto che ad oggi il mercato rende disponibili alimenti senza glutine che si distinguono anche per elevata qualità come pasti pronti, confezionati in coerenza con i più diffusi stili alimentari. Invero, oggigiorno, la distribuzione di alimenti in passato garantita solo dal circuito farmaceutico avviene anche attraverso la grande distribuzione organizzata, favorendo così il superamento di ostacoli logistici e facilitando il rifornimento presso caserme e strutture militari diverse. La celiachia e le altre intolleranze alimentari sono patologie che non prevedono una cura mediante assunzione di farmaci, ma richiedono una mera osservanza di una dieta o un'alimentazione che consenta di mantenere un perfetto stato di salute. Tutto ciò premesso, assessore, la interrogo per sapere se intende promuovere in tutte le sedi istituzionali, e sono sicuro che sarà insieme ad altri suoi colleghi di altre regioni, un'azione necessaria alla rimozione di ogni preclusione all'accesso della carriera militare per persone affette da celiachia e altre intolleranze alimentari. Grazie. Grazie consigliere Mangini. Prego consigliere Coletto. Sì, consigliere assessore Coletto. Oggi, scusate, l'ho declassata, mi perdono. No, Presidente, figuriamoci, è un onore, anzi, ci mancherebbe. Allora ringrazio il consigliere Mancini per l'illustrazione che ha fatto di tutte quante le varie situazioni collegate a queste patologie allergiche, in particolare alla celiachia, ma purtroppo, come lei ben sa, noi non abbiamo attribuzioni rispetto al Ministero della Difesa piuttosto che al Ministero degli Interni. Ciò detto, quello che possiamo fare, e lo faremo senz'altro, è di sensibilizzare il Ministero della Sanità, dove abbiamo delega assolutamente, per portare all'attenzione del Consiglio dei Ministri questa, fra virgolette, definiamola iniquità per l'accesso a determinate carriere dove evidentemente serve non avere determinate patologie stante le attuali normative. Rimuoverle sarebbe un atto dovuto per quanto mi riguarda, nel senso che potremmo avere maggiore disponibilità di giovani per l'accesso a queste carriere,
e potremmo dare anche come dire, una strada sicuramente agevole a chi vorrà intraprendere queste carriere. Ad oggi c'è questa impossibilità, ma porteremo all'attenzione della Commissione Salute e di conseguenza del Ministro Schillaci anche questa possibilità, naturalmente, che deve essere sostenuta dal punto di vista tecnico-scientifico, di dare la possibilità a questi giovani di accedere all'Accademia Militare piuttosto che a tutte quante le altre carriere legate appunto al Ministero della Difesa piuttosto che a quelle degli interni. Grazie. Grazie Assessore Coletto. Prego Consigliere Mangini per la replica. Assessore, noi non rinunceremo a questa battaglia, perché questo Paese mi stupisce di mille iniziative. L'ultima, quella anche della magistratura che ordina a un'autorità di governo di fare l'opposto di quello che aveva fatto il giorno prima. Siamo alla convulsione istituzionale, neanche la contrapposizione. Però questa cosa, come lei ha detto, è una vergogna colossale. È una vergogna colossale perché rappresenta veramente una discrimine per legge. E noi dobbiamo fare in modo, nella conferenza Stato-Regioni, non so chi ci sarà dopo di noi a rappresentare la Regione Umbria, questa regione che ha fatto di alcune battaglie in tema di salute significative, come lei ha saputo ben rappresentare. Del resto, se chi vuole vestire una divisa da carabiniere, da militare, da non so, struttura tecnica dell'aeronautica militare, non dico neanche pilota, lo stesso soggetto può guidare un Boeing 777, ma non potrebbe accedere a un elicottero dell'esercito. Lo stesso cittadino può essere comandante di un carcere, ma non può essere un semplice carabiniere di stazione. Cioè, queste cose assurde solo in Italia. Allora, questa norma, noi dobbiamo rappresentare i diritti di 2000 persone solo in Umbria, per cui tanti giovani, come ovviamente ho riportato, vogliono servire la nostra patria, lo vogliono fare perché ci credono anche per un periodo. Lo stesso Ministero della Difesa giustamente dice: se Mario Rossi ha maturato una malattia dopo l'arruolamento, non lo mando a casa. Allora, se non lo mandi a casa, vuol dire che è capace. Tempo, consigliere. E allora Mancini. È capace anche colui che sa di essere celiaco e potrebbe fare lo stesso servizio. Un'assurdità che voglio combattere. Spero che lei e chi vedrà questa interrogazione capisca che è una vergogna che non può essere più accettata a livello, non solo, ovviamente sappiamo benissimo che non è una sua responsabilità di questa regione o di altre regioni, ma una vergogna che va assolutamente cancellata. Grazie. Oggetto numero 5, chiarimenti circa le prospettive di Erbe di Ast dopo la mancata firma per l'accordo di programma a seguito del tavolo di confronto tenutosi al Ministero delle Imprese e del Made in Italy del 9 ottobre 2024. Illustra il consigliere De Luca, risponde la Presidente De Sei. Prego consigliere per l'illustrazione. Grazie Presidente, ma con questa interrogazione vogliamo, per certi versi oserei dire anche provocatoria, se non fosse che però si tratta delle parole del Sindaco di Terni, quindi diciamo di colui che dovrebbe, vedo ecco un ex sindaco laggiù in fondo, che nella diversità e nella lontananza diciamo di posizioni ho sempre rispettato per la serietà che ha dimostrato nel corso diciamo del suo mandato. Ecco, io sotto questo punto di vista penso che invece le dichiarazioni del sindaco di Terni Stefano Bandecchi vadano prese per quello che sono, ovvero per la posizione ufficiale del comune di Terni all'interno di un tavolo ministeriale che riguarda il destino di migliaia e migliaia di famiglie. Premesso che in data 9 ottobre si è tenuto al Ministero delle Imprese del Made in Italy, l'ex Mise, a un tavolo alla presenza del ministro Adolfo Urso, i sindacati, gli enti locali e la compresa
la Presidente di Regione Donatella Desei e il Sindaco di Terni Stefano Bandecchi, e che secondo le dichiarazioni di alcuni protagonisti l'incontro serviva a fare il punto sui progressi relativi alla definizione dell'accordo di programma, che l'accordo di programma viene definito imminente oramai quasi da 2 anni, potreste anche voi fare una semplice ricerca, diciamo, online per vedere la copiosa presenza di articoli che utilizzano questa terminologia, e che nei fatti la mancata chiusura di questo accordo di programma mette a serio repentaglio quelli che sono gli investimenti pubblici e privati che sono utili al raggiungimento di questa cifra più volte riportata del 1 miliardo di euro, che durante l'incontro alcuni sindacati hanno evidenziato alcune contraddizioni, valutando come l'incontro abbia rappresentato un nuovo nulla di fatto e che occorre al più presto risolvere le incertezze relativamente alle questioni poste dalla proprietà, in primo luogo quelle energetiche, sottolineando la presa d'atto di un rallentamento degli investimenti annunciati nelle linee guida del piano industriale del 1 aprile 2022, che il governo avrebbe messo sul piatto accordi di finanza agevolata per sostenere i costi dell'energia e poi una rinegoziazione delle concessioni per l'idroelettrico con Enel nel 2029, cosa che sappiamo è fuori da ogni grazia di Dio, in quanto le concessioni, salvo una nuova modifica della normativa nazionale, sono state regionalizzate nel 2019. Considerato che d'altro canto il sindaco di Terni, Stefano Bandecchi, a margine dell'incontro, rivolgendosi all'azienda, anzi non a margine ma nel merito dell'incontro, ha affermato: non potete ricattare il comune di Terni mettendo in discussione il piano industriale per i costi dell'energia, dovete assumervi le vostre responsabilità, io non compro una discoteca e poi mi lamento del rumore. Dovete fare chiarezza, il governo ha messo sul tavolo alcune soluzioni, dovete dirci se vi sta bene oppure no, se no finisce che l'acciaieria se la compra il comune di Terni, perché già il collegamento con la centrale di Galleto è una proposta mia. Premesso che, come ecco, utilizzerò una metafora che sicuramente la Presidente Pace conoscerà, ovvero che mentre Bandecchi stava raccogliendo le patate noi già stavamo degustando gli gnocchi, ecco, in questo punto di diciamo attraverso questa metafora per poter dire che non è arrivato, voglio dire, il salvatore della patria, ma nei fatti c'è la presenza, diciamo, di un pregresso contesto di problematiche, soluzioni che è già stato affrontato, ripeto, da tutti, considerando inoltre che il sindaco Stefano Bandecchi è parte integrante, questo dobbiamo ricordarlo, ormai, quindi una coalizione che diciamo si è certificata anche con il gesto e la gestualità, diciamo, di un bacio alla mano della Presidente Desei, e quindi sostenendo pienamente la candidatura quindi quantomeno una continuità fra quella che dovrebbe essere l'azione di governo regionale e l'azione amministrativa di un comune. Quindi si interroga la Giunta, nella fattispecie la Presidente, per sapere se corrisponda al vero che il Comune di Terni possa acquistare le acciaierie come affermato dal Sindaco e se questa sia reputata una soluzione percorribile qualora l'azienda AST rigetti le proposte messe sul piatto dal Governo e reputi insufficienti per la chiusura dell'accordo di programma. Piccola postilla, accordo di programma che lo saprà bene la Presidente Desei e il Vicepresidente Morroni, vede anche una questione estremamente che è importante, che è quella del progetto dell'landfill mining e del progressivo esaurimento della capacità di sede residua della discarica di Vocabolo Valle, che nei fatti è la prima pregiudiziale per il futuro delle nostre acciaierie. Grazie. Grazie consigliere De Luca, prego Presidente Desei per la risposta.
Sì, ringrazio il consigliere De Luca per l'interrogazione che mi dà modo, come ho fatto sempre in questa legislatura, di rispondere personalmente dando chiarimenti utili su vicende importanti sia ai consiglieri in quest'Aula ma anche a tutti i cittadini umbri. Cercherò di farlo anche utilizzando delle parole molto semplici in modo che sia intellegibile per tutti, perché il percorso che ci ha visto seguire l'AST e quindi tutte le vicissitudini è stato, che ho seguito personalmente, è stato particolarmente lungo, anche perché Acciai Speciali Terni è un'industria particolarmente importante per la regione Umbria, con i suoi 2.500 occupati diretti e i 1.500 dell'indotto, sia aziende piccole e grandi che lavorano per l'AST. L'ho seguita, come dicevo prima, fin dalla difficile situazione in cui abbiamo, tra virgolette, ereditato l'azienda, che è nota anche al consigliere De Luca. Era un'azienda senza investimenti, in calo costante di personale, anche di prospettiva, e messa sul mercato per volontà della proprietà tedesca, che l'avrebbe venduta comunque e a chiunque, con prospettive assai pericolose per la sussistenza del sito ternano stesso e quindi per l'occupazione. Ora, l'accordo di programma, venendo al punto di interesse, porta in AST, questo voglio precisarlo perché ho sentito anche un po' di numeri detti a caso, ma questa è scritto ed è assolutamente la verità evangelica, porta in AST 1 miliardo di investimenti, 700 milioni sono di Arvedi, dell'attuale proprietario, e 300 milioni sono pubblici tramite fondi ministeriali e del fondo europeo Art2Bet, unico accesso rilevante italiano dopo il lavoro straordinario del governo, dell'azienda e della regione, perché tra l'altro questo ha avuto non solo l'accesso, ma è l'unico che ha avuto tutto l'avallo dell'iter da parte anche della Commissione Europea di riferimento. L'accordo ha anche 3 collegati, scusate, vorrei essere chiara perché è importante, infrastrutture, discariche ed energia, ed è pronto per la firma da qualche mese. La disponibilità di fondi privati e pubblici è certa, tanto che l'azienda ha già iniziato gli investimenti, sebbene questo accordo di programma non è stato formalmente firmato. Oltre 250 milioni di Arvedi, quindi della parte privata, sono stati già impegnati per gli investimenti che riguardano il sito industriale e che sono alla base dell'accordo di programma. Per quanto concerne i 3 collegati, sulle infrastrutture la Regione ha già stanziato i fondi per realizzare la storicamente direi necessaria bretella Staino-Frisciano, che libererà naturalmente Viale Brin, con tutta una serie di conseguenze credo molto importanti e positive. Regione e Comune d'azienda hanno risolto lo storico problema della discarica, che verrà bonificata tramite una tecnica innovativa e con investimenti molto significativi. Mentre sull'energia, Arvedi ha ritenuto la formulazione del capitolo proposta dal governo poco efficace, visti anche i costi evidenti a tutti, che non è, tra l'altro, oggi c'è un tema di aggravamento dei costi dell'energia, ma è un tema storico per le aziende energivore italiane. Da lì è partito un confronto durato alcuni mesi che, come dichiarato dallo stesso ministro nell'ultimo incontro e anche dall'azienda, ci vede ora di nuovo allineati, perché si sta individuando il percorso di sostenibilità per i costi dell'energia. In accordo con governo e azienda, naturalmente, l'ho già preannunciato, e se dovessi continuare questa esperienza di governo della regione, prevederemo che una quota dell'energia di chiunque gestirà la centrale idroelettrica dal 2029 in avanti, perché come si ricordava questi sono i tempi e i termini,
dovrà andare a condizioni naturalmente compatibili con la legislazione vigente alle aziende energivore del territorio. Frattanto, da qui al 2029, il governo metterà a disposizione di Arvedi alcune agevolazioni finanziarie che abbiamo studiato, cui appunto potrà aderire se naturalmente risulterà di interesse dell'azienda. Così credo che in questi termini, io non voglio continuare a dire siamo all'ultimo miglio, ma immediatamente dopo riaperta legislatura prossima firmeremo sicuramente l'accordo di programma. E come prevede la legge regionale che ho voluto, studieremo la possibilità che dal 2029 il nuovo gestore possa essere una società misto pubblico-privato, se questo servirà a meglio tutelare gli interessi del territorio, delle imprese e dei cittadini umbri. Per quanto riguarda poi la sua provocatoria domanda circa una presunta affermazione del sindaco della città di Terni, Bandecchi, durante il tavolo dell'accordo di programma, affermazioni in cui avrebbe sostenuto che il comune avrebbe comprato le acciaierie se Arvedi non avesse firmato l'accordo di programma, io non l'ho sentita o interpretata in questi termini, ma mi è parsa solo una provocazione sulla possibilità di rendere pubblica, tramite naturalmente il governo, perché io non credo che il comune di Terni o qualsiasi altro comune possa avere la possibilità di acquistare l'acciaieria. Provocazione comunque che non ha alcun portato rispetto all'assetto di governance e al piano industriale AST, che continua secondo la linea che ho appena descritto e che è l'unica vera e che ha portato all'ultimo tavolo con naturalmente il ministro Urso e tutte le parti in causa, compresi i sindacati e tutto il resto. Quindi io credo che anche le difficoltà, quelle legate al costo dell'energia, siano in una fase di interlocuzione avanzata e che possano trovare presto una soluzione. Per il resto la disponibilità mia della Regione è quella che ho appena enunciato e credo che possa essere utile nel contesto sia specifico che regionale. Grazie. Grazie Presidente, prego Consigliere De Luca per la replica. La ringrazio Presidente per la risposta, anche se non mi ritengo soddisfatto e le spiegherò i motivi. In primo luogo perché la mia interrogazione, ripeto, era provocatoria, ma nei fatti le dichiarazioni non sono in forze, ma sono state pubblicate e mai smentite su tutti i giornali, quindi questo è quello che è emerso. Per quanto riguarda la firma dell'accordo di programma, mi permetto di dire che avrei voluto vedere lei come Presidente della Regione rivendicare in campagna elettorale la firma di questo accordo piuttosto che dire che lo firmeremo dopo le elezioni nella prossima legislatura, anche perché su questo posso garantire anche io che lo faremo lo stesso, quindi non c'è alcun tipo di subcondizione. Per quello che riguarda il tema degli investimenti, ecco, al di là di aver snocciolato le varie questioni, ci sono, mi permetto di dire, anche delle valutazioni da fare. La bretella Staino-Prisciano, e lo dico con un minimo di cognizione di causa, che è sicuramente un investimento per la città, ma non è l'investimento risolutivo delle problematiche infrastrutturali di AST. Per quanto riguarda la discarica, io ripeto, non ho ben capito, considerando oltretutto la ristrettezza dei tempi, perché da l'ultima interrogazione di cui mi ha risposto l'assessore Morroni parlavamo di 2 anni, ormai credo che siano passati 9 mesi, ci ritroviamo con una capacità residua estremamente ridotta, e quindi è evidente come su questo l'impegno e anche, mi permetto di dire, soprattutto l'atteggiamento ondivago da parte del Comune è stato, e quindi del Sindaco Bandecchi, è stato estremamente pregiudiziale nei confronti del progetto del landfill mining, che come lei ben sa richiede
dei passaggi e degli step autorizzativi decisamente importanti. Per quello che riguarda il tema della legge regionale sull'energia delle grandi derivazioni idroelettriche, il dire dopo il 2029 noi inseriremo una quota da dover cedere alle aziende energivore, mi permetto di dire, non capisco perché dopo il 2029, perché l'articolo 21 della legge regionale 1/2023 già ce lo permette oggi, possiamo farlo ora e andrebbe fatto ora. Nel 2029 noi possiamo fare molto di più e quindi e farlo già subito, costituendo una società misto pubblico-privata con le, impianti che già sono andati in scadenza, penso a San Liberato e a quello che sostanzialmente l'impianto Acea. Tramite questo contenitore noi possiamo sì dire il futuro dell'AST può essere collegato compatibilmente con un assetto di governance utile a garantire un costo, diciamo, sostenibile dell'energia, soprattutto non soggetto a quelle che sono le oscillazioni che in particolar modo derivano da, voglio dire, eventi geopolitici di altro genere. Grazie.